in ottimo stato di salute e rivelano la storia millenaria di questo luogo santo. I risultati della ricerca scientifica sugli 8 ulivi del Giardino del Getsemani, già definiti antichissimi dai pellegrini dei secoli scorsi. Pasqua insieme per tutti i cristiani, cattolici e ortodossi, una scelta che dovrebbe essere ufficialmente ratificata dalla Santa Sede nel 2015, ma che sarà attuata per tutte le parrocchie del Patriarcato Latino di Gerusalemme già a partire dalla prossima Pasqua 2013, che cadrà il 5 maggio, secondo il calendario giuliano. È morto il 12 ottobre il patriarca armeno ortodosso Torkom II. Tutta Gerusalemme piange la scomparsa di un uomo impegnato da sempre nel dialogo ecumenico. Credo che la sfida principale sia vivere la fede come esperienza viva e non solo come difesa della propria identità. All'inizio dell'anno della fede, con il custode di Terra Santa, abbiamo parlato delle sfide a cui è chiamata a rispondere, in particolare, la realtà cristiana di Israele e Palestina. La presenza di Gesù, la predicazione e i segni commemorati a Cafarnao, la sua città, con la pellegrinazione dei francescani della custodia di Terra Santa. La band italiana The Sun per la seconda volta in Terra Santa con la loro musica, gli incontri e il desiderio di sostenere in modo concreto la realtà di questa terra.